Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video. Mi dispiace per questo sfondo perché non è il solito, ma sto facendo degli spostamenti in camera, cioè sto montando una nuova libreria. E la nuova libreria andrà proprio dove io mi mettevo per registrare. E quindi al momento, visto che non ho né la libreria, quindi ho tutti i libri sparsi per la camera, né un appoggio dove c'era prima il mobile dove mi appoggiavo, mi sono dovuta arrangiare in questo modo. Quindi ho coperto il letto con una sottospecie di coperta, e però non è granché perché qua c'è il bracciolo del divano, però sono dettagli. Voi dovete guardare i libri, non dovete guardare lo sfondo. Quindi sì, penso sarà una sistemazione temporanea, cioè sono sicura che sarà una sistemazione temporanea per qualche video, proprio pochi video, perché vabbè, a parte questo, sono tornata con un nuovo video da malata perché io il primo dell'anno mi prendo il raffreddore e tutto, fantastico, quindi vabbè, facciamo questo video comunque perché sì. Dicembre è finito l'anno, spero abbiate passato un buon 2015, spero passerete un buon 2016, tutte le storie varie che le sapete, chissà quando vi hanno fatto gli auguri, quindi auguri di buon anno e auguri di buon Natale, tutto quel che va. Appunto, dicembre è finito. Finalmente, per me è stato un mese veramente eterno, non finiva mai. Ma non lo so, mi è sembrato come di vivere 2 mesi in uno, non lo so. Però finalmente è finito, ce l'abbiamo fatta. E questo mese, devo essere sincera, ho letto parecchio, sono molto soddisfatta di tutte le cose che ho letto. Quindi non vedo l'ora di andarvele a mostrare. Allora, il primo libro che vi mostro che ho letto è stato un ebook. E l'ebook si chiama Minoica di Ivano Mingotti. Questa è la copertina, non ho più il... Oddio, non si vedrà mai. Non ho più il programma di montaggio che usavo per mettere le copertine a lato, quindi facciamo così. Un libro che mi ha gentilmente inviato l'autore, che se qualcuno mi segue da un po' di tempo si ricorderà sicuramente, perché questo autore mi ha già mandato Celeste, il penultimo suo romanzo, non mi ricordo, che trovate linkata nella descrizione in info box. E di questo libro non vi voglio dire niente in questo video, perché ho tantissimi, a parte che ho tantissimi altri libri da farvi vedere, ma perché ho intenzione di dedicarci una recensione che dovrebbe uscire o questo mercoledì o mercoledì prossimo. Quindi dove vi racconterò la trama, la storia, la trama è la stessa cosa, la recensione, cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto. E quindi aspettatevi un video proprio a riguardo di questo libro. Devo dire, l'unica cosa che vi voglio dire è che mi è piaciuto veramente tanto, mi è piaciuto di più di Celeste, perché se vi ricordate vi avevo detto anche che in Celeste c'era un personaggio che mi aveva, diciamo, quasi rovinato un po' la lettura del romanzo, l'autore lo sa perché gliel'ho detto, e invece in questo romanzo ho trovato dei personaggi molto molto, boh, non so, mi sono piaciuti molto di più, la storia mi è piaciuta molto di più e l'ho letto veramente in poco, mi ha fatto compagnia nelle ultime giornate che dovevo andare a scuola, quindi la mattina mi ha fatto compagnia mentre andavo a scuola e è stato molto piacevole, non vedo l'ora di parlarvene una recensione a riguardo. Io vi consiglio di andare a dare un'occhiata, vi lascio linkato nell'info box il link per andare ad acquistare il suo ebook. Mamma mia, mi sento una vecchia, vabbè. Allora, da cosa cominciamo? Passiamo ai romanzi cartacei che ho letto. Questo mese, devo ammettere, ho letto veramente, veramente tanto. A me sembrava di non aver letto veramente niente perché ho avuto anche un blocco del lettore, ma alla fine mi sono ripresa bene. Questa cosa ne sono molto felice di questa cosa. Allora, il primo libro che ho letto è stato, i primi 2 libri che ho letto sono stati 2 romanzi che mi ha mandato l'Harley Quinn Mondadori, di cui vi ho fatto una recensione per ognuno, e sono A Casa Natale e La Sconosciuta. Il primo che ho letto appunto è stato A Casa Natale, perché era più natalizio, lo volevo leggere nel periodo natalizio. Di questo qua vi ho fatto una recensione a video perché mi è piaciuto molto, mi ha aiutato a uscire da quella specie di blocco del lettore che mi aveva preso e ne sono stata molto contenta. Non è proprio il mio genere di romanzo, ma devo ammettere che mi è piaciuto tanto, leggero, carino, divertente, una storia d'amore molto simpatica, non pressante, non pallosa. Non vi racconto molto di questo libro perché vi lascio linkata nell'info box la recensione che ho fatto a video dove vi racconto la trama e tutto, quindi non voglio dilungarmi qua perché appunto ho tantissimi altri libri da mostrarvi. Quindi questo qua veramente super super consigliato. Mentre l'altro libro che ho letto è stato La Sconosciuta di Mary Kubica. Questo qua invece rispetto alla Cade Natale mi è piaciuto un po' meno. Di questo qua non ci ho fatto la recensione a video, ve l'ho fatta scritta perché non lo so, non mi ha fatto impazzire come libro, quindi ho preferito farvela
scritta. Rispetto a Cade a Natale sono due generi completamente diversi. Cade a Natale è un romanzo rosa, mentre questo è definito come un thriller. A me non ha fatto impazzire. In sostanza è la storia di questa signora che tutti i giorni, mentre va al lavoro, incontra una ragazza con una bambina alla stazione del treno. La continua a vedere finché un giorno scopre che questa ragazza tipo è senza casa e vive sul treno, vive lì nella stazione dei treni e la invita a casa sua per curarla e aiutarla con la bambina, finché non comincia a scoprire segreti inquietanti su questa ragazza. Allora, come idea la storia mi era piaciuta tantissimo, solo che è partita bene, siamo arrivati fino a metà che era partita molto bene, mi piaceva veramente tanto, poi è andato a calare, i personaggi sono diventati pressanti, antipatici. Io non lo so, alcuni personaggi, tipo non la ragazza in questione, anzi la ragazza in questione l'ho trovato un personaggio molto ben fatto, molto ben sviluppato, ma la protagonista, quella ragazza, la signora che la ospita a casa sua, l'ho trovata troppo, non mi piaceva. Quindi l'ultima metà del libro non mi è piaciuta e quindi per questo non mi ha fatto impazzire più di tanto. Poi alla fine è come se, mi è sembrato come se si fosse un po' persa la storia, non lo so, ho avuto questa impressione. Però se siete appassionati di questo genere qua, quindi un po' di giallo, un po' di mystery, secondo me può essere una lettura carina. Io non sono appassionata di questo genere, anzi volevo provare con questo libro ad avvicinarmi un po', ma forse non sono io proprio adatta a questo genere, oppure non lo so. Comunque vi lascio linkata nell'info box della recensione che ho fatto di questo libro sul blog. Poi andando avanti ho letto un altro spin-off della serie della Cacciatrice della Notte. Questo qua è Crepuscolo Cremisi, io boh, non lo so. Della Cacciatrice della Notte, adesso da leggere mi manca solo l'ultimo spin-off, che è quello Il Bacio Eterno dell'Oscurità, che però non lo so, non sono troppo convinta. Questo libro e l'altro spin-off che ho letto, gli altri due spin-off che ho letto, non mi sono piaciuti particolarmente, anzi, proprio per niente. Allora, l'idea che mi sono fatta è che o questo libro non è stato proprio scritto da Julianne Frost, o è stato scritto a quattro mani, oppure lei proprio non ne poteva più di questa serie. Non lo so, l'ho trovato molto noioso, molto, molto palloso, molto scontato, non finiva veramente più. È un libro corto questo, ma vi giuro che non finiva più, non riuscivo a finirlo. I personaggi sono in questione, sono anche questi dei miei personaggi preferiti della serie principale, ma no, non mi sono piaciuti veramente per niente. Quindi io vi consiglio vivamente di leggere la serie di Julianne Frost, La Cacciatrice della Notte, perché è stupenda. Infatti vi consiglio la serie principale, ma questa no, gli spin-off io non me li consiglio per niente. Poi ho letto Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D'Avenia, che mi sono dimenticata di inserire nel book haul. Che pirla che sono. Vabbè, era comunque nel book haul. È stato un regalo di mia nonna, un regalo completamente inaspettato, perché io sbavavo dietro questo libro ormai da 2000 secoli, solo che non lo trovo mai ad un prezzo umano e non mi andava di comprarlo. E allora me l'ha regalato lei senza che io gliel'avessi chiesto, quindi è stato tipo, oddio grazie, oddio bellissimo, oddio, e sono stata tipo super esaltata e l'ho letto subito in neanche due giorni. Mi è piaciuto tantissimo, è la storia in sostanza di questo ragazzo che si chiama Leo, che si innamora di una sua compagna di classe, una sua compagna di scuola che si chiama Beatrice, ma questa ragazza ha una malattia terminale al sangue, quindi Leo praticamente si ritroverà a passare gli ultimi giorni della vita di questa ragazza cercando di viverli al meglio. Allora, io ho un bruttissimo rapporto con gli scrittori italiani, proprio veramente brutto, io non ne vado d'accordo con uno, non so perché. Ma questo qua mi è piaciuto, mi è sembrato un po' una sottospecie di Colpa delle Stelle, rivisitato e corretto, però mi è piaciuto di più, è stato meno pressante, meno rompiscatole di Colpa delle Stelle, perché più o meno l'idea è quella, un po' diversa, però io l'ho trovata un po' simile. Però mi è piaciuto, veramente veramente bello. Anche di questo non mi voglio dilungare a parlare perché vi ho fatto una recensione che vi lascio linkata nell'info box. Sì, mi è piaciuto veramente tanto, mi ha fatto riflettere molto, non mi sono commossa, mi ha fatto riflettere molto sul vivere la giornata, prendere le cose belle quando si trovano subito e non lo so, mi è piaciuto molto, io ve lo consiglio vivamente se vi è piaciuto Colpa delle Stelle o anche se non vi è piaciuto e cercate una cosa comunque di quel genere, io questo qua ve lo consiglio. Poi ho letto Io prima di te di Jojo Moyes, questo è il penultimo libro e anche questo, come dire mio padre, è un libro disgrazia, perché cioè succedono una disgrazia dietro l'altra di questo libro.
È la storia di questo ragazzo Will che nel bel mezzo della sua vita, nella sua carriera lavorativa, si ritrova a causa di un incidente a vivere su una sedia a rotelle, paralizzato dalla vita in giù e senza la possibilità di muovere un braccio, e per questo deve essere tipo controllato quasi 24 ore su 24. Per questo motivo Will decide di farla finita con la sua vita e decide di suicidarsi e dà ai suoi genitori 6 mesi di tempo per fargli cambiare idea, se no dopo questi 6 mesi lui andrà in un posto in Svizzera, non so, non ho capito bene, per suicidarsi. I suoi genitori ingaggiano questa ragazza Luisa e questa ragazza ha il compito di far cambiare idea a Will. L'unica particolarità è che Luisa non saprà di questa missione che lei ha fino a metà libro. È molto bello, mi è piaciuto molto la storia, mi è sembrata molto molto interessante, anche questo mi ha fatto riflettere tantissimo sul prendere la giornata, vivere la giornata e soprattutto non abbattersi. Molto intenso, molto anche pesante, però non mi è piaciuto per niente il finale. Io il finale di questo libro proprio non mi è piaciuto per niente. Per chi non l'ha letto, saltate questi tipo 30 secondi. Adesso vi scriverò da qualche parte il numero di minuto a cui andare per non fare spoiler. Non mi è piaciuto il finale, cioè nel senso, io Will l'avrei fatto vivere perché alla fine, per dare un messaggio di speranza ai lettori, non lo so, proprio questa cosa mi è rimasta qua, non mi è piaciuta, proprio è come dire, sì, ho provato a fare tutto ma non mi interessa, io comunque basta, ho già preso la mia decisione, basta. Cioè secondo me non mi è piaciuto come finale, dovevano lasciarlo vivere solo per il semplice fatto, come ho detto, di dare un messaggio di speranza che qualcosa nel tempo potrà cambiare o cose del genere. Poi non lo so, io la vedo così, però non lo so. Per il resto mi è piaciuto molto, sviluppato bene, scritto molto bene e sì. Fatemi sapere se di questo qua vi interessa una recensione più dettagliata o a video o sul blog. Io avevo intenzione di farla sul blog, però se vi interessa anche a video fatemelo sapere. L'ultimo libro che ho letto, poi ho finito, lo giuro, è stato Hunger Games, Il canto della rivolta di Susan Collins. Ho finito questa trilogia finalmente e devo ammettere che questo terzo libro mi è piaciuto molto 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 di più e del primo e del secondo, soprattutto del secondo perché il secondo mi ha fatto completamente schifo. Non voglio parlarvi molto di questo libro perché ho intenzione di fare un video dove vi parlo della trilogia intera, quindi cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto, e dovrebbe uscire o mercoledì prossimo o mercoledì dopo. Però mi è piaciuto molto, mi ha fatto quasi ricredere tutta la trilogia e sono molto contenta di questa cosa, quindi non vedo l'ora di parlarvene. Quindi queste sono state tutte le mie letture, ho letto un sacco di cose e sono molto contenta di questa cosa. Adesso a gennaio ho cominciato, cioè in realtà l'ho cominciato a fine dicembre, però lo sto ancora leggendo, Harry Potter e il Calice di Fuoco, e sono arrivata più o meno a metà e mi sta piacendo tantissimo. La terza notte mi sono stata sveglia fino alle 3 di notte per leggerlo, dettagli, e mi sta piacendo molto. E detto questo, spero questo video vi sia piaciuto, se conoscete qualcuno di questi libri fatemelo sapere, se volete qualche recensione a video di qualche libro che vi ho nominato fatemelo sapere, e niente, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!